Colpaci il nuovo di Agamennone, i fratelli gemelli di tua madre, i dioscuri, i piani. Sono io pastore e qui Polluce, mio fratello. Siamo arrivati ad Argo per vedere ammazzare colei che ci è sorella. Tua madre, giusta pena, che non sei tu responsabile. È feo, sì, benché sapiente, non viene un responso sapiente. Eppure occorre rassegnarti. Ma d'ora in poi necessità ti stringe a ciò che volle la parca con Zeus. Lascia questa terra, sei uccisore della madre. Lecito non ti sarà osare il piede in Argo. Vai ad Atene, là c'è un colle di Ares, prima sede dove gli dei per un fatto di sangue diedero il voto. Apollo prenderà sopra di sé tutta la colpa, perché il vaticinio del matricidio fu suo. Per i posteri poi vigerà per sempre questa legge, che qualunque imputato sia prosciolto a parità di voti. Una volta compiuto il tuo destino e ti volle omicida, liberato da tutti i tuoi mali, sarai felice. Quanto dovevo dire, ho detto. Nessuno commetta ingiustizia, né si accosti a chi spergiura gli dèi. È un Dio che agli uomini parla. Per giungere alla meta, e non
ringrazio innanzitutto Claudio Trionfi che ha fatto questa scelta temeraria che nessuno di noi avrebbe potuto avere il fegato di fare, quindi secondo me merita un applauso. Roberta Galassi e i professori che hanno collaborato con il regista alla costruzione delle scene, delle maschere, dei costumi che sono invece stati fatti da Clelia De Angelis, i professori Fastellini, Flamini, Gaggiotti, Sbardella. Grazie. Quindi li dobbiamo ringraziare per l'impegno che hanno messo per la regista. E ultimo dobbiamo ringraziare il Comune di Spoleto che ha sostenuto per anni questa nostra scuola che vive da 9 anni e che quest'altro anno con un grande spettacolo festeggerà il 10° anno di vita. Per il Comune, al Comune, dobbiamo rivolgere un appello, anzi alcuni hanno voluto scrivere una lettera che troverete lì, se la condividete potete firmarla. Grazie.